l'abbigliamento anche del conduttore di questa puntata non è sicuramente quello di una serata di gala, ma è quello di una serata molto vissuta, con un fresco relativo. Siamo nei giorni più caldi dell'anno, attesa molto calda anche per Stefano Bollani, che sta per arrivare a Jazz in Campo, 11ª edizione. Viaggio in Molise speciale dedicato a questa manifestazione, con le immagini e ovviamente le interviste. Interviste anche con una delle star principali, Stefano Bollani, questa star del piano, in cui fantasia, creatività e soprattutto anche attenzione artistica, comunque diciamo voglia di creare a 360 gradi, lo ricordiamo, è anche uno scrittore, un attore, ha fatto diversi progetti di diverso genere. Bene, insomma, siamo sicuramente tutti in attesa per ascoltare Stefano Bollani sul palco di Jazz in Campo, ma anche di intervistarlo e di avere da lui qualche nota, sia su questo progetto dedicato a Frank Zappa e sia ovviamente su questa esperienza in questa rassegna jazz che è arrivata alla sua 11ª edizione. Restate con noi con Viaggio in Molise da Jazz in Campo a Campo di Pietra. In versione Obama siamo con Stefano Bollani, Campo di Pietra, Jazz in Campo, tra pochissimo sul palco. Partiamo da Zappa. Zappa, Frank Zappa, grande autore del Novecento. Io l'ho scoperto quando avevo 17 anni, ho visto questo disco che diceva Does Humor Belong in Music? E mi sono detto, certo che l'umorismo appartiene alla musica, però era uno dei pochi che non solo lo diceva ma lo faceva. Quindi uno dei pochi rockers autoironici, ma gli autoironici ci sono poco anche nella musica classica e nel jazz. Quindi diciamo, era proprio veramente uno dei più interessanti di tutti. Ecco, forse lui diciamo somigliava, forse diciamo come spirito, più a un jazzman che a un rockerman. Non lo so, lui odiava le convenzioni, giustamente, quindi non amava del jazz la giacca e la cravatta, l'improvvisazione fine a se stessa, lo sbrodolarsi addosso di alcuni musicisti, e non amava del rock, il divismo, la droga a tutti i costi, la morte giovane, cara agli dèi, eccetera. Quindi diciamo ce l'aveva con tutti, ma in realtà quello che salvava era la musica, che dovrebbe liberarsi da tutte queste barriere e queste convenzioni, queste immagini, invenzioni sinestetiche che le diamo. Di Stefano Bollani, Bollani soprattutto musicista, attesissimo anche qui a Jazz in Campo, ma anche scrittore, attore, anche insomma un personaggio a 360 gradi. E come si fanno a coltivare tanti interessi? Si gira, si fa semplicemente, si dorme poco, ecco, forse questa è la ricetta, basta dormire poco. Ecco, in particolar modo anche una sfumatura sul Brasile. Qualche anno fa, proprio qui a Jazz in Campo, Hamilton de Holanda è stato uno degli ospiti. Anche in questo caso, diciamo, così, gli orizzonti che si aprono anche musicalmente parlando. Beh sì, col Brasile si apre sempre di tutto, perché il Brasile è enorme, quindi se tu vuoi, come io ho fatto, avvicinarti alla loro musica, hai da studiare degli anni e da ascoltare degli anni. Grazie a Milton il processo si accelera, perché lui mi fa ascoltare delle cose, mi fa entrare in maniera diretta nei segreti, come si diceva una volta, nei segreti della musica brasiliana, che poi essenzialmente si riassumono in un colpo solo. Il segreto è il seguente: non esiste la distinzione fra musica colta, extracolta, popolare, erudita, ma semplicemente la musica è una. Come vanno
d'accordo pianoforte e tromba, ad esempio come va d'accordo Stefano Bollani con Enrico Rava? Ottimamente, dal 95 che andiamo d'accordo, quindi funziona tutto perfettamente. Ecco, e infine i tuoi show, magari non potremo far vedere tante improvvisazioni, le richieste del pubblico, questo colloquio, questo praticamente botta risposta con il pubblico, non convenzionali ma sicuramente molto partecipati, è una delle tue caratteristiche questa? Ma credo che chiunque stia sul palco lo faccia per comunicare col pubblico, poi ci sono persone più timide che quindi comunicano in maniera più esoterica e persone che, come me, che comunicano anche in maniera più diretta, però tutti quelli che stanno su un palco chiaramente sono lì per il pubblico, anche quelli che fanno gli snob apparentemente. Here are people, I'm Bobby Brown, we see I'm the cutest boy in town, my car is fast, my teeth are shiny, and I tell the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school, I'm acting sharp, I'm acting cool, got a cheerleader here, wants to have my paper, let her do her job and maybe later I rape her. Un commento sul concerto. Bollani come musicista non si discute proprio. Forse il migliore a livello italiano. Su questo concerto in particolare, secondo me c'è da dire che ha rispettato i canoni musicali di Zappa, sia etici che estetici musicalmente. E se lo dovessi rivedere, probabilmente non lo rivedrei, perché già mi ha dato tutto, mi ha capito. Io sono un estimatore di Zappa, perciò mi permetto di dire queste cose, non mi permetto di criticare. È stato capace, diciamo, di trasmettere quello che era il messaggio di Zappa. Ci stanno tutti i riferimenti di Zappa, ce ne ha messi parecchi, sia per quanto riguarda gli assoli dal vivo di Zappa, sia per quanto riguarda proprio la musica della composizione di Zappa, ci stava tutto. Anche questo schema con vibrafono, basso, batteria e ovviamente tastiera a pianoforte, diciamo, lo trova congeniale raccontare Zappa. Zappa il vibrafono l'ha sempre usato, tanto è vero che lui ha fatto capire come autore che la vibrazione è praticamente la nascita del suono. Quindi il vibrafono Zappa ce l'ha sempre messo, unito anche ad altri strumenti, anche negli assoli. Il vibrafono andava a sottolineare gli assoli degli altri strumenti, quindi praticamente ci sta tutto in questo. Ecco, la musica è sicuramente, soprattutto il jazz, anche improvvisazione, standard, classici, però quanto è importante anche la scrittura, cioè proporre cose appunto scritte che rappresentano poi degli stati d'animo, come ha fatto anche lei stasera? Credo che sia importante tutte le cose, cioè il musicista per me cresce quando scrive, perché comunque comincia a esprimere se stesso. Però è anche vero che ci sono dei brani standard, antichi, più vecchi, che sono talmente belli. È come dire, perché è uno che dice: smetto di guardare il Monte Bianco al tramonto. Il Monte Bianco al tramonto sarà sempre bello, quindi ogni tanto me lo devo guardare. Poi mi creo la mia montagna, faccio il mio panorama. Però secondo me la cosa bella è quella di unire le due cose, cercare di farle coesistere, perché in realtà i nostri panorami sono frutto di panorami che abbiamo visto, le nostre creazioni sono l'insieme di tutto quello che abbiamo visto, e ci sono ancora tante cose, anche brani antichi, musica che magari è stata pochissimo suonata, che meriterebbe di essere ascoltata. Io credo che bisogna fare una giusta mix fra quello che sono gli standard meravigliosi americani, certe canzoni popolari che hanno una forza melodica straordinaria, e anche i nostri brani. Alla fine comunque un musicista creativo viene sempre fuori qualsiasi cosa suoni, e quindi penso che sia quella, sì. Stasera abbiamo lei qui ospite, tra una settimana ci sarà una cantante pop di musica leggera italiana qui in Molise, Mietta. Un paio d'anni fa è successo un qualcosa di artistico, magari una collaborazione all'occhio distratto un po' anomala, però effettivamente che ha funzionato benissimo. Ma noi ci stiamo divertendo tantissimo, perché Mietta è una cantante molto brava, ha una bellissima voce, e poi comunque le radici poi non sono così diverse, perché lei è cresciuta da ragazzina ascoltando Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, quindi è cresciuta un po' col blues, col jazz,
e io lo stesso, no? Poi ci siamo incontrati, poi diciamo, le vicissitudini della vita musicale l'hanno portata a Sanremo a fare degli altri percorsi, però lei non ha mai perso il suo amore. Poi io penso, appunto, quando un musicista è bravo, è un musicista ha talento e ama la musica, può fare quello che vuole. Lei è una cantante che è definita pop, ma cosa vuol dire? Anche il jazz era pop, no? Infatti Ella Fitzgerald era una cantante pop all'epoca. E quindi vuol dire popolare, quindi lei è una cantante popolare, bellissima voce, abbiamo preso dei brani del suo repertorio, dei brani del repertorio jazz, li abbiamo un po' mischiati ed è venuta fuori una cosa molto, molto bella, molto divertente, anche che la fa vedere in una luce diversa da quella che... e mi fa vedere anche a me in una luce diversa, perché dice, come Moroni si suona... No, ma venite a sentirlo, è bello, si chiama Quando il jazz fa pop. E noi siamo ovviamente curiosi di venirlo a sentire, nel frattempo la ringraziamo per averci dedicato un po' del suo tempo qui a Viaggio in Molise, su Tele Molise. Grazie, grazie a tutti, un saluto e ancora veramente tanta forza e tantissimi auguri per questa regione, questa cultura, dove tra l'altro si mangia anche benissimo, vabbè, venite in Molise. No?